Buongiorno! Giorno un cazzo! Cioè, se sul piatto devo mettere tutto l'impe... chiaro che se c'ha la trombata servita, no, però se devi considerare tutto il romperti i coglioni di scrivere a una baccagliarla, uscirci magari anche per le due o tre volte, tutto, per poi fare una trombata, prima ancora il tempo che l'ho mandato un messaggio su Instagram, mi sono già segato e sono già a posto, cioè. No, ma poi nel momento dell'arrapamento, mettiamo, chiaro che magari penso, cioè no, magari, cioè penso, va via, sarà meglio che senta Tizia, Caia e Sempronia. E poi invece appena finito, finisce la magia e dici, ma sai cosa? E quindi d'altra parte è così. La scena che una delle scene che mi viene in mente adesso è che in pratica eravamo in stanza, ognuno per i cazzi suoi, io, Dario, altri due ragazzi. A un certo punto faccio Dario, ho una domanda. C'è un mio amico che vuole sapere il prezzo dei manga. Avrebbe portato un manga, un volume a caso, quanto costa? In quel momento vedo Dario che si mette a culo a ponte. E, diciamo pecorina prende una parte del corpo, la piega all'indietro e stava per entrare dentro un'altra parte del corpo esclamando costa tanto così. E io lì rimasi scioccato, dico, ok, posso mandare la foto al mio amico per spiegargli quanto costa? A peura. Sì. Dice che ora si sente bene, ragazzi, però io ho paura che faccia come al solito, che cala dopo un po'. Quello, io sto provando a parlare continuamente con lo stesso tono per cercare di vedere se ci sono dei cambiamenti significativi ed effettivamente dopo un po' inizia a calare oppure no, non lo so, ragazzi, io continuerò a parlare con questo tono per vedere. Lo so che si sente, ragazzi, lo vedo. Io davanti a me c'ho tre barre del cazzo! Sono le barre audio! E se vedo che calano, vedo che il minchia puttane! Se vedo che vanno in rosso, vedo che la mia voce è troppo alta! Non ho bisogno del vostro aiuto! Alla Rig to Fair, ho deciso comunque di sposarla perché credo che sia molto importante, così come diceva Svogolev Spopelalis, di. Esatto, non sa nemmeno lui. Di poter sposarmi con la mia dolce metà, sicuramente prendendo quel libro e mettendolo sopra la sua testa, come diceva Umberto Raxax. Umberto Raxax diceva una cosa molto semplice. Andiamo! Troviamo quel cazzo di pesce di merda! Che cazzo fai? Ma guarda di me! Oh! Oh! Toccato la mia fia! Non devi toccare la mia fia! Ho capito? Vieni fuori! Vieni fuori! Vieni fuori! Tu mi hai fatto, spacco tutto. Oppure ogni tanto aspetta, c'è la reaction che fa. Amore! Sì. Amore! Bianco! Mio! E poi È dice, brutta nana bionda del cazzo. No! 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 Goliè. Ischi! Allora, gatto moderato mi scrive. Caverna, preferiresti avere i capelli o la mia schiena? Allora, ti posso dire una cosa. Allora, è molto più importante avere qualcosa sotto i capelli, il cervello, cosa che tu non hai, quindi non voglio nemmeno la tua. No, No! ciao. Capelli, mi dissocia tutta la goliardia, Sì, ci dissociamo dal cervello mancante. lo conosco intimamente, mi posso permettere di scherzare un po' con lui, ma niente di che. Cosa succede? Perché sta fuori? È fuori. No, mi dissocio Oh naturalmente. no! No, no. Non c'è, non risponde nessuno. Affacciato dal balcone, ragazzo. Eccolo là, no! No, no! Di cosa sono fatti i sogni? Al 40% di Ma caverna in c'è il nonno. si fa per ride. Si fa per ride. Ride. I can't see the E R. poi, I'm sorry. Lexi, e poi mi dissocio. Mi dissocio. Mi dissocio, che è fondamentale. But it's Però l'hai really detto dope. come che sbrodata. Okay, mi dissocio. Alla ometro, mi dissocio.
Mi dissocio, non sono nel piano delle mie facoltà cognitive. Grazie a Lenzi di Beaudine per l'euro. You have to say che sbrodata. Brava. Che sbrodata. Lexi, che sbrodata. Bravissima. Just like this. Bravissima. La tecnica del punto Schinken, sfondamento di Schinken. Eccolo là. Tecnica dello sfondamento di Schinken. Ecco. Attenzione. Eccolo. È arrivato. Ragazzi, eccolo. Oh. Mi hanno annullato la sospensione. Adesso deve arrivare un altro tempo di minacce dopo la live di Domenico, però va bene così. Sei Ettore Black Lotus a casa. Black Lotus, chissà. Ti da vendere, anche se non ce l'ho, si trova. Ah, aspetta, mi passi i link di questi siti, Luca, per favore? Ti dico subito. Allora, ti passo qua. Cosa è successo? No. L'hanno comprato. No, Claudio P. ha donato 500 euro. Chi è Claudio P.? Chi è questo nuovo fratello P. a caso adesso? 20 ore. No, ragazzi. Vabbè, quindi praticamente oltre, continua. Hashtag oltre il ban. E ragazzi, oh, Claudio, sì, assolutamente. Grazie di cuore, Claudio. No, era 194, mi sembra. Sì, allora torna. Sì, è quello lì che sto tenendo sott'occhio io, ragazzi, però ho paura. Quindi lo stanno tenendo sott'occhio anche loro. Qualcuno, dannato. Vabbè, ragazzi, inculatemelo, che vi devo dire, però 200 euro. No, vabbè, ragazzi, io non ci capisco più. Scamone, scappa. No, non è uno scam. Grazie a Claudio P. Claudio P. di prima per i 200 euro vado a fare la doccia, ciao. Mi preoccupa questo fare la doccia perché c'è anche un post doccia, speriamo non ci sia. Ma poi vuoi sentire una cosa bella? Questo è un regalo del Masella, no? È un Mewtwo PSN9 Blackstar Promo. Senti, eh? Sai cos'è questo? È il rumore della carta che sbatte ai lati della scatolina. Cioè non è neanche precisa. No, ma non c'è neanche la sleeve. Non c'è niente, così. Quindi fai PSA 10, 9, 8... Sì, più o meno sì. Bravo, sì, una cosa del genere. Grandissimo. Ettore, dove l'hai scritto il nome? Spettacolare. Qui dove si deve scrivere? Pikachu D e c'è ma il modo... Ma sulla sleeve o sulla carta? Sì. Sulla carta, spero. Ovviamente, sulla carta. Come giusto che sia, giustissimo così. Cioè, ti interessava sulla verde? Assolutamente no, quella è mia, resterà per gelosamente costruita. Dario se n'è andato. E anche la data, se ti ricordi. Fantastico, grazie. Se ti fermi, t'afflosci e non fai un cazzo dalla mattina alla sera, diventa impossibile. Già tenessi, cosa c'è? No, te non sei di quelli che sono diventati maratoneti? No, ma io è 3 giorni praticamente faccio gli streaming. Ora abbiamo una schiera di atleti pazzesca in Italia, tutti nuovi atleti per il coronavirus. Alle Olimpiadi nel 2021 si spacca tutto l'Italia. Ragazzi, fermi, è successo qualcosa. Cosa è successo? 31 non ore sono 50. Stato io. Cos'è successo? Oh, io. Io penso che Dario non ne uscirà più. Ma dai, ma un giorno si fa l'autogestione, se vuoi. È Truman Show, mi metto su Truman Show. Allora, ragazzi, io voglio capire. Allora, e poi Panettoni giustamente ha 3 sub, sì, regalato, a 2 sub regalate, sì. Allora, per Rawaka... ha donato 239 euro, così. Poi, ma perché questo numero poi? Cos'hai visto? Cioè, cos'è? A me mi piacciono queste cifre, vi dico la verità.
Scusa, volevo fare il numero cioè... tondo. Bumo, lo puoi strapparmi i peli del culo intonando l'Ave Maria? Grazie. Questa è la frase che ha accompagnato a 239 euro. Bumo, lo puoi strapparmi i peli del culo. Ha fatto 1000, ha scritto Parawaka. Ah, ha fatto 1000, ho capito, ha fatto 1000. Panettone. Allora io ti dico che sono fiero di aver di essere nella frase. Beh, no, quello sarei onoratissimo anch'io. Grazie a Panettone Quinto per aver giftato a Francermeglio e Reverzio e poi anche a Federini Zios tipo l'abbonamento e poi c'è Lorenzo Filippo che dona 1 euro. Ma glielo facciamo un jingle per i suoi 239 euro? Sì. Chi è? Perrawaka 239 e i peli che ti deve strappare Bumolo. Lui è pronto, si sta sfregando ormai le manine, sì, per provvedere a soddisfarti. Grazie a The Real Pass per la manina. Anzi, Pasquetta è più vicina. Ettore, per piacere, le tue idee sono minchino a voi. Sono malzane. Guarda. Questo lo devo leggere, dai, per forza. Ettore, per piacere, non guardarmi così, non guardarmi con quello sguardo triste e abbattuto. Mi ricorda il volto della mia cara mamma, dopo che fu abbandonato dal padre di suo figlio Davide Masella, un uomo enigmatico quanto sensuale, solitario come un eremita e cacciatore come un orso, con oltre 100 figli illegittimi sparsi per il mondo. Detto questo, vieni nel letto con me e schiacciami come se fossi una carta da gradare in PSA. Abbiamo anche una schiera di poeti. Praticamente, stando in casa, sta creando dei geni. Abbiamo maratoneti, poeti. Cioè, quando finisce questa maratona, si spacca tutto, noi italiani. Questo è un poeta.